Tutte cose da niente, ragazzi e ragazze, bestie di YouTube Italia. Io sono Davide Giovanni e oggi vi farò vedere una farm di Pink Petal in grado di farvene ottenere fino a 180.000 in una singola ora. Per capirci, questo numero equivale a 104 shulker box in una singola ora, oppure 46 stacchi in un singolo minuto. Ottenere così grandi quantità di Pink Petal può essere utile per farmare semplicemente molto velocemente quello che dovete farmare, soprattutto perché i Pink Petal, per poter occupare un intero blocco, richiedono di ben 4 fiori. Quindi fondamentalmente ogni stack è come se fosse soltanto un quarto di stack. Inoltre, con questi fiori possiamo craftare il colorante rosa. Questo ci è molto comodo, dato che nella 1.20 tutti i blocchi di lana sono diventati ricolorabili, quindi non soltanto quelli bianchi ma anche quelli di altri colori. E la stessa cosa vale anche per i letti, come potete vedere, ma anche per i tappeti. Questo quindi ci risulta estremamente comodo nel caso in cui abbiamo una farm di pecore di diversi colori e abbiamo bisogno di una singola grande quantità di un singolo colore, in questo caso il rosa, dato che potremmo andare a ricolorare tutta quanta la lana senza dover ricolorare tutte quante le pecore. Questo è il layout della farm con un piccolo storage che ho fatto. Questo storage si riempirà però relativamente velocemente, dal momento che si parla comunque di 3888 item. Anzitutto bisogna capire come funzionano i Pink Petal, che si trovano all'interno dei biomi di Cherry Groves. Come vedete, questi sono fiori molto facili da ottenere. Difatti, una volta che saremo in una Cherry Groves, potremo raccoglierli tranquillamente senza usare Siltach, cioè senza bisogno delle shears, quindi potremmo raccoglierli direttamente a mano. Come vedete, questi si trovano in mucchietti da 1, 2, 3 oppure 4 fiori, e peraltro, come vedete, si possono utilizzare pure con le api. Qui davanti a noi difatti abbiamo due fiori di Minecraft base, un fiore alto 2 e un fiore normale alto 1 solo. Come vedete, su Minecraft Java, perché su Bedrock funziona leggermente diverso, come vedete non fa nulla. Al contrario sia su Java che su Bedrock, quando andremo a bombillare un fiore alto 2, questo ci darà altri fiori uguali a lui. Detto ciò, due dei tre nuovi fiori si fermano in maniera diversa. Difatti, il Torch Flower, essendo un fiore alto 1, esattamente come i fiori normali, non può essere bombillato e spreadato in questa maniera. La stessa cosa vale anche, sorprendentemente, per la Pitcher Plant, che è un fiore alto 2 e in teoria dovrebbe funzionare come tutti gli altri fiori alti 2. In maniera invece piuttosto peculiare, la meccanica dei fiori alti 2 può essere utilizzata su un fiore che non è alto 2, non è neanche alto un blocco intero. Difatti sto parlando proprio dei Pink Petal. Andando a usare Bombmeal su di loro, difatti, come potete vedere, si aumenterà il numero dei Pink Petal all'interno di questo quadrato. Quindi da 1 si passa a 2, poi a 3, poi a 4. La cosa interessante però è che se noi abbiamo questi Pink Petal già a 4, possiamo continuare a bombillarli e questi ci daranno degli altri fiori di Pink Petal. Prima di iniziare il tutorial vorrei ricordarvi che questa farm è un mio design. Avete capito bene, questa volta sono io l'inventore di questa farm. Quindi mi raccomando, se andate a utilizzare questa farm all'interno di video, tutorial o comunque in generale di qualunque video di Minecraft, ricordatevi di menzionarmi e possibilmente lasciare il link del mio video anche in descrizione. Detto ciò, direi subito di iniziare con la lista dei materiali. Come vedete, per fare questa farm in realtà ci serviranno pochi materiali. Si parla di 15 pezzi di redstone, 10 dispenser, mi raccomando dispenser e non dropper, 9 blocchi da costruzione, vanno bene di qualunque tipo, l'importante è che siano blocchi solidi, 2 pezzi di terra, va bene qualsiasi tipo di terra, quindi anche dirt, cursed dirt, moss, pozzo, lenilium, insomma qualunque tipo di terra va bene. Ci serviranno poi 2 observer e anche 2 pink petal, oltre che infine una leva. Ci serviranno poi alcuni blocchi temporanei e ovviamente un mucchio di bombine. Ovviamente non siete costretti a seguire questo layout per intero, potete anche semplicemente mettere uno o due dispenser, oppure metterli tutti quanti e riempirne soltanto uno o due, oppure tutti in base all'evenienza. Ora possiamo iniziare il tutorial e la prima cosa che andiamo a fare è piazzare il nostro blocco di terra. Fatto ciò, mettiamo 3 blocchi temporanei dietro il nostro blocco di terra. Qui ci andremo a mettere il primo dispenser, un observer rivolto in questa direzione qui, quindi con gli occhietti che guarda al terzo blocco di cobblestone o comunque blocco d'appoggio che avete utilizzato voi, e infine un secondo observer che guarda in questa direzione qui, quindi in questa maniera qui. Fatto ciò, andiamo a mettere qua sopra una leva che ci servirà a spegnere e accendere la nostra farm. Ora che abbiamo fatto ciò, possiamo mettere un blocco da costruzione in questa posizione qui, quindi a destra del nostro dispenser, con un secondo dispenser. Sopra il secondo dispenser ci mettiamo un altro blocco da costruzione e utilizzeremo questo blocco per andare a mettere il terzo di
dispenser in questa posizione qui. È importante che mettete questo dispenser adesso, perché più avanti sarà molto più difficile metterlo. Fatto ciò, mettiamo un pink petal in questa posizione qui, quindi sul nostro blocco di terra, un altro blocco da costruzione, e utilizziamo quel blocco da costruzione per appoggiarci un altro dispenser. Infine andiamo a mettere due blocchi temporanei in questa posizione qui, per andare a mettere l'ultimo dispenser. Andiamo pure a rompere questi blocchi temporanei e a mettere un blocco da costruzione a sinistra dell'ultimo dispenser che abbiamo messo. Ora dovremmo soltanto più mettere la redstone, che andrà messa in questa maniera qui. E infine dovremmo soltanto più mettere il bone meal all'interno dei nostri dispenser. Come detto, se non avete abbastanza bone meal per tutti i dispenser, non è un problema. Potete anche lasciare dei dispenser vuoti o proprio non metterli. Fate conto che ogni dispenser produce circa 18.000 pink petal in una singola ora. Così, sapendo questa informazione, potete anche regolarvi sull'andare a mettere o non mettere i dispenser. Per raccogliere pink petal vi basterà mettervi in questo angolo della farm. E peraltro nulla vi impedisce di mettere una seconda farm da questa parte qui, in modo da stare al centro di due farm di pink petal contemporaneamente e arrivare a una produzione totale, in quel caso, di 180.000 pink petal in una singola ora. E questo qui sarebbe l'aspetto della nostra farm se per l'appunto la facessimo doppia. Abbiamo quindi fatto un secondo modulo di farm da questo lato, senza tutta la parte dell'attivazione perché non serve, e abbiamo collegato i due moduli semplicemente con un blocco da costruzione e con un pezzo di redstone in questa posizione qua, quindi tra le due farm. Ora vi faccio vedere come inserire i fiori all'interno del magazzino. Semplicemente dovremo accendere la farm e metterci più o meno in mezzo alla farm, in modo da prendere fiori da entrambi i lati, shiftarci, premere sia shift che control contemporaneamente e iniziare a premere la Q e tenere premuto tutti questi tre tasti. In questa maniera, come vedrete, i fiori verranno automaticamente buttati all'interno del canale. Questa cosa può essere anche automatizzata utilizzando un autoclicker. E come vedete, questo sistema è piuttosto semplice e funzionale e vi permetterà di inserire i vostri fiori all'interno del canale. Si fa così perché semplicemente utilizzando degli hopper, dei dispenser o qualsiasi altro sistema non manuale, non saremo abbastanza veloci da inserire tutti questi pink petal nel magazzino. Fatto ciò, possiamo tranquillamente spegnere la farm e uscire e andare a prendere i nostri pink petal. Come vedete, ce ne sono parecchi praticamente ovunque e ce ne sono ancora molti pure dentro gli hopper. Il sistema di smistamento è molto semplice. Qua sotto abbiamo del ghiaccio compatto che serve per far andare più veloci i nostri fiori. Questi fiori, una volta usciti dalla farm, andranno a sbattere contro questa cassa. Come vedete, sbattono contro questa cassa. Sbattendo contro questa cassa, che può essere una cassa singola oppure una cassa doppia, in questa maniera qui, i petali si allineeranno con il corso d'acqua e si troveranno perfettamente in mezzo tra il blocco di ghiaccio e l'hopper. In questa maniera riusciranno ad andare alla velocità del ghiaccio, andando quindi molto veloci, ma allo stesso tempo si troveranno anche sugli hopper e in questa maniera verranno raccolti anche dagli hopper. L'unica cosa di cui bisogna tener conto è che se in questa posizione qui mettete una fence, può capitare che alcuni fiori si incastrino in questa posizione qui. Questo succede quando questo hopper è pieno, perché sta facendo scendere i suoi item, e dei fiori arrivano in questa direzione qui, quindi non vanno a sbattere contro la cassa. Per evitare questa cosa, al posto che mettere una cassa singola, potete mettere una cassa doppia, ma sappiate che gli item dentro questo hopper non ci entrerebbero più. Poi da qui il magazzino è molto semplice. Come vedete, c'è il corso d'acqua che, una volta che finisce, non prosegue più avanti, è interrotto da un pezzo di glow lichen oppure da uno scaffolding, come preferite, che serve a bloccare il secondo corso d'acqua dall'andare all'indietro. E il magazzino è finito qua. Vi consiglio di farlo molto lungo perché questa farm è estremamente produttiva, oppure utilizzare uno shulker loader. In questa maniera avrete un magazzino più compatto. Ovviamente potete anche farlo girare attorno alla farm, ma dovrete tenere di conto che facendolo girare ogni volta dovrete mettere questa cassa in corrispondenza della curva, in modo da riallineare ogni volta gli item. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, vi ricordo di lasciare like, commentare e condividerlo con tutti quanti i vostri amici. Vi ricordo soprattutto di attivare la campanellina delle notifiche e di iscrivervi. Soltanto il 16% di voi è iscritto al canale YouTube e ancora di meno hanno la campanellina delle notifiche attive. Ragazzi, se volete aiutarmi a sostenermi, attivare la campanellina delle notifiche è veramente importante e utile. Vi ricordo anche di passare da Telegram, Instagram e TikTok per non perdervi nessun contenuto extra. Vi ricordo infine di pregare la betulla e tanti saluti.